Ciao cari amici followers e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui per alcune letture di qualche commento che mi sento in dovere di condividere con voi. Più che commenti, mi riferisco ai messaggi che ho ricevuto sulla pagina Facebook. Beh, anzitutto vi volevo dire cos'è che ho alle mie spalle. Il calendario di Men e i Masters of the Universe, non quello nuovo, perché quello per l'anno in corso 2019 non lo hanno più stampato. Non è che si sarebbero sforzati eccessivamente, perché nei calendari dei Motu, come ben sapete, le immagini erano sempre uguali, non cambiava niente. Quindi come fare? Non averlo più, ho scelto di tenere quello dell'anno precedente, vale a dire del 2018. Poi un nuovo calendario che non ho comprato, ma che mi è stato regalato da uno dei miei gommisti di fiducia, e un polipetto, non una piovra, ma un polipo. Una cara persona mi scrive il messaggio che io reputo il più bello, perché mi sa tanto di filosofia e di equilibrio che in pochi riescono ad avere. Ciao, ti scrivo dalla Lombardia, terra ricca di storia, arte e sapori, un po' come sei tu. Ti ho seguito per mesi prima di decidermi a scriverti. Io non ti offro niente e non ti chiedo niente. Non voglio neppure farti complimenti, perché non trovo sensato fare complimenti ad una persona che cerca di vivere semplicemente della propria spontaneità. Non ti faccio complimenti perché dovremmo avere tutti il coraggio di essere chi realmente siamo. Non voglio dunque neppure criticarti per la medesima ragione. Nessuno infatti dovrebbe farlo, né farti complimenti né criticarti. Ecco l'equilibrio filosofico. Ecco la forza di questa lettera che merita di venire letta. Viviamo in un'epoca in cui la globalizzazione dilaga nella omogeneizzazione dei pensieri e dei costumi. Tu rappresenti invece un esempio di singolarità e spontaneità, sfacciatamente controtendenza, a modo tuo ribelle ed anticonformista, a modo mio. Il mio incoraggiamento è quello di continuare ad essere chi sei, sublimando nel cibo il tuo modo di essere. Sicuramente non salutare, ma questo lo sai bene anche tu. Questo lo so bene anche io. Ma quante altre persone oggi sublimano se stessi in maniera a proprio modo insana? Tu lo fai così, col cibo, ed allora, io non lo trovo scandaloso. Buona vita. Grazie.
anche a te, sempre. Grazie per questo pensiero davvero elettrizzante, questo pensiero al tempo stesso calmante, questo pensiero che sa di studi e di letture e di vita, di arte, di cultura, di rapporti umani, di accettazione dell'altro e di tutte le cose belle che mi potrebbero venire in mente in questo momento. Poi abbiamo un altro messaggio. Ciao, tu non mi conosci, ma è un po' di tempo che vedo i tuoi video e leggo. Un'enorme tristezza, un apostrofo enorme, perché tristezza è la tristezza, quindi è femminile, quindi un enorme con l'apostrofo, nei tuoi occhi. Vedo che fai quei video per evadere da una vita forse troppo problematica. Forse. Non voglio giudicarti perché non sono nessuno. Non è vero che lei non è nessuno, mi perdoni. E forse mi sbaglio, forse però. Puoi mandarmi anche a quel paese, mai. Ma io so cosa significa mangiare per rabbia. Io non lo so. Io non lo so. Noia, stress, per vendetta. Non conosco la vendetta. Perché questo mondo non ti accetta. No, il mondo mi accetta. Mi accetta. Mi ha sempre accettato. Ringrazio tutti del bene che mi avete fatto e anche di come a volte, quando non era possibile, mi avete trattato in base alle situazioni del momento. Come dice quella bella canzone di... Scusate un attimo. Ma è possibile che tutti i video che io faccio devo essere tormentato continuamente? Potete un pochettino assumere un comportamento più di rispetto nei miei confronti? A cominciare da chiudere la porta, per favore, che si sente la TV e mi distrae. E niente, non me la chiudono. Va bene. Chiusa. Perché niente ti va bene, a me niente va bene. Non mi va bene niente. E l'unica cosa che sai fare è mangiare. Scusami se sono troppo diretta o altro. Se non vuoi parlare e ritieni giusto vivere così, fai pure. Però ascolta queste mie parole. Amareggiati con esse. Dedicaci il tuo tempo, le tue notti, però poi fai come vuoi tu. Mi sento in dovere di dirti che una via d'uscita può esserci. Ah no? Non ci sono le vie d'uscita? Non lo sapevo. C'è! Se vuoi parlare, un conforto, un qualcosa, sono qui. Mi sento, non so in dovere di dirti ciò. Buona serata. Quando si va dall'iridologo, chi va dall'iridologo
colui, quel medico, quello specialista, quello studioso che attraverso un'indagine dei tuoi occhi dovrebbe percepire lo stato della tua salute complessiva, noteremo che questi non ti guarda gli occhi ad occhi nudi, ma che usa un attrezzo ed è un iridologo. Complimenti maestro, scrive un caro amico, troppo gentile. Maestro, ho appena visto il suo video in autostrada. Lei oggi ha fatto la storia di YouTube. La sua maniera di narrare è davvero deliziosa e stavolta applicata in quella situazione ha portato davvero alla realizzazione di un video di valore. Le mando un saluto. Io sono di Madrid, trasferitomi qui per amore e lavoro, ma sono siciliano. Commento sempre i suoi video con piacere, magari in futuro, compatibilmente con la sua disponibilità, sarà un piacere invitarla qui per fare dei video internazionali ed esportare il valore delle produzioni di YouTube anche io. Grazie di chiamarmi con il mio giusto nome. In tutta Europa, cari saluti. Grazie, belle parole. Salve maestro, scrive un'altra cara persona. Lei è una persona d'oro, stupenda. All'inizio pensavo il contrario, però mi sono ricreduto. Le auguro una buona serata. Saluti. Senza stancarvi troppo, erano questi i messaggi che vi volevo leggere e a conclusione di questo video, questa è la cartella dove ci sono le cose più importanti di questo mio cammino, l'appoggio qui sul mio trono di legno, arte povera, quello che per intenderci era accanto alla stufa pellet. Vi volevo dire che non ho ricevuto niente da nessuno che io non abbia aperto qui di fronte alla telecamera. Se riceverò, come sto aspettando di ricevere, due o tre pacchetti inviatimi da due o tre fans, li aprirò pubblicamente, rispettando chi vuole rimanere anonimo, come già mi è stato detto. Non accetto più doni, sono al completo, vi ripeto come ho detto nel video del panino alpino. Per cortesia, rispettate questa mia posizione, non ditemi tu hai chiesto tutto e ora invece fai il timido, che tipo di comportamento hai? Calma, 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 non è vero che ho chiesto tutto, ok? Altro punto importante, quindi li vedremo insieme. Un pacchetto l'ho preso ieri e l'ho conservato in una camera fredda perché non si rovini, perché ci sono dei prodotti alimentari. Tanto la casa è molto fredda. Un condizionatore non è che risolve questi problemi, soprattutto se l'ambiente è più di una camera. Un'altra cosa importante, non esistono
non esisteranno raccolte di fondi per YouTube anche io. Nessuna offerta è stata mai richiesta e mai verrà richiesta. Una cosa che magari mi sarebbe potuta interessare e che dico, però non incoraggiatemi perché anche questa non fa per me. Non fa per me perché poi dovrei fare dei video su richiesta e lì mi si blocca il mio procedere armonioso, spontaneo, genuino, il mio procedere naturale, nature. Ci sarebbe stata la possibilità del Patreon, però Patreon attualmente è solo in lingua inglese. Quindi non potendomelo gestire da me, non potendo leggere per anni prima di scrivermi tutti i cavilli, come feci per YouTube, non è che mi sono fatto il video del tiramisù e ho sfondato. Ma è qualcosa che in definitiva non mi interessa, perché altrimenti dipenderei dai cosiddetti mecenati, dalle cosiddette commissioni. Cari saluti, a presto. Il caffè l'ho preso prima in compagnia della mia famiglia e di un amico, che saluto, che mi ha portato il coniglio, delle arance meravigliose e dei veri limoni. Un quantitativo così, quindi diciamo un 2-3 kg, però perfetti, buoni, che tu me ne porti 15 kg e poi puzzano. E poi mi rovinano l'ambiente della cucina, che è quello dove io fo i miei video, che mi fa e mi crea un disagio. Meglio 2 kg, ma ottimi, perfetti, duri. Grazie tante. Grazie soprattutto a voi che avete puntualmente seguito questo nuovo video. Ricordati te, proprio te, di iscriverti al canale, di lasciare puntualmente il tuo like, di commentare se proprio devi. Ed infine un saluto, alla prossima volta, speriamo, non perché io tema problemi di salute, ma perché potrei cambiare idea, non per questi messaggi, ma per mie scelte personali. Ciao, ciao.